Bentornati ragazzi sul mio canale, oggi andremo a vedere una cosa veramente interessante, ovvero come controllare l'impianto fotovoltaico non solo in termini di carica, scarica, voltaggi e ampere, ma anche per ciò che riguarda il controllo del posto, cioè dove abbiamo ubicato tutti gli strumenti, il controllo diretto dei vari sensori, che siano gli inverter, che siano i regolatori di carica o anche semplicemente i fusibili. È una cosa molto interessante e soprattutto questo video fa vedere come fare tutto ciò a un costo bassissimo, ovvero attraverso l'uso delle telecamere. Buona visione e iscrivetevi al canale. Bene, prima di recarci nei locali dove effettuo tutti i test, voglio proprio farvi vedere le telecamere. Ve ne sono di tante tipologie, chiaramente questo non essendo un video sponsorizzato non farò vedere le marche, quindi voi potete scegliere tutte le telecamere che volete. Le cose importanti quali sono? La telecamera deve avere innanzitutto un'antenna wifi, in questo modo siamo facilitati perché possiamo andare a posizionare la telecamera dove vogliamo, l'importante sarà avere un'alimentazione. Una cosa che consiglio è prendere una 1080, ovvero un'alta risoluzione, perché in questo caso andremo a vedere veramente con dettagli e qualità. Ve ne sono di tutti i prezzi. Quelle che consiglio io, comprate dove volete voi nei vari siti internet, oscillano tra i 30 e i 50 euro e sono veramente interessanti perché abbiamo 1080 come risoluzione, quindi abbiamo l'HD e possiamo vedere tutti i dettagli come vedremo poi in laboratorio. E riusciamo a controllare praticamente che cosa? Tutto ciò che mettiamo davanti alla telecamera. Dato che davanti alla telecamera andremo a posizionare quello che è il quadro di controllo, piuttosto che tutti i magnetotermici, piuttosto che tutti i fusibili, avremo di fronte alla telecamera una panoramica generale. Io nello specifico, giusto per fare un test, per fare questo video su YouTube, sul mio canale, ho posizionato il voltmetro che va a controllare il voltaggio delle batterie, se effettivamente i pannelli fotovoltaici stanno caricando in maniera logica le batterie o se c'è un'anomalia. Poi con la telecamera, ovviamente attenzione, parliamo di telecamere motorizzate, in modo che dal telefonino andiamo a spostare la telecamera nei vari punti sia del pannello di controllo che intorno ad esso. Quindi vado a controllare, dicevo, il voltaggio. Vado a controllare se le batterie hanno fuoriuscite di acido nel caso delle piombo o se è tutto normale. Vado a controllare anche i fusibili ripristinabili, come vi farò vedere dopo. Vado a controllare anche un eventuale antifurto posizionato, perché se nel locale entra un malintenzionato andiamo con la telecamera a verificare attraverso la luce della sirena che qualcosa non va e ci manda anche un segnale. Quindi le telecamere che vi consiglio sono Wi-Fi innanzitutto, hanno quindi un'antennina, hanno l'alimentazione, vi consiglio la standard 5 volts perché la potete attaccare anche all'impianto fotovoltaico, ci sono delle prese che poi vi farò vedere anche comuni, delle USB comuni. A questo punto noi con questa telecamera 1080 Wi-Fi motorizzata andiamo veramente con 30, 40 euro, 50 euro a sorvegliare tutto il locale e perché no anche intorno, se abbiamo posizionato il nostro impianto, ovvero le batterie, in un locale dove potrebbe esserci un allagamento, andiamo a vedere se lì è tutto a posto o se dobbiamo subito intervenire o chiamare qualcuno se siamo in vacanza. La telecamera sarà quindi installata con una password e andremo sul telefonino a controllare tutto l'impianto. Adesso vi invito a seguirmi sul laboratorio dove andremo a vedere tutti i dettagli di questo particolare interessante, un controllo che non è solo classico come si usa interfacciato sul PC piuttosto che i vari strumenti che controllano solamente andamento, voltaggio, amperaggio, ma abbiamo la visione globale ed è molto utile di quello che avviene là dove abbiamo inverter, regolatore di carica, batterie, fusibili, voltmetro, una visione che con piccoli spostamenti che avvengono attraverso il telefonino, noi andiamo a spostare la telecamera là dove abbiamo creato e dobbiamo crearlo il pannello di controllo.
Eccoci qua in laboratorio e vediamo in diretta come la telecamera sta inquadrando il primo degli strumenti che abbiamo selezionato, ovvero il volmetro. In questo caso mi sta mandando la diretta sul telefonino che segnala 12.9 volts. E questa è la telecamera nel punto in cui è stata installata, vedete? È un progetto molto semplice, viene fissata dove volete voi, in questo caso su una tavoletta di legno, giusto perché sono in laboratorio a fare dei test. Qui la telecamera ha la possibilità di roteare e poter andare a verificare tutte le strumentazioni che ho posto sul pannello. Qui partiamo dal volmetro, qui andiamo ai fusibili ripristinabili. In questo modo vediamo se i fusibili sono saltati, se c'è stata un'anomalia nell'impianto. Dal telefonino spostiamo la telecamera e riusciamo a vedere, ad esempio, il nostro regolatore di carica che ci segnala le varie funzioni direttamente dalla telecamera. Quindi lo stato di carica. La cosa interessante è che la nostra telecamera può essere direttamente alimentata dall'impianto fotovoltaico. Abbiamo diverse possibilità, in questo caso è stata connessa direttamente a un regolatore di carica che ha un'uscita USB 5 volts. In questo modo, dato che il regolatore di carica è alimentato dalle batterie, ovvero c'è il passaggio batterie fotovoltaico, questo sarà sempre sotto tensione e andrà quindi ad alimentare con due uscite due telecamere. Ovviamente queste sono uscite che potremo utilizzare per qualsiasi altra cosa, però in questo caso abbiamo utilizzato un'uscita per andare alla telecamera e controllare quindi l'impianto fotovoltaico. Un altro esempio: se dalla telecamera puntiamo il nostro antifurto che abbiamo posizionato nei locali dove abbiamo l'impianto fotovoltaico, ovvero batterie e quant'altro, in caso di accesso al locale da parte di malintenzionati, questo inizierà a suonare, a lampeggiare, la telecamera si attiverà perché avrà un sensore di presenza che indicherà sul nostro telefonino uno stato d'allarme e quindi andrà a indicarci che dobbiamo intervenire. Noi prontamente andremo ad attivare le varie situazioni di emergenza. Facendo roteare la telecamera col telefonino andiamo anche a guardare in basso e potremo vedere le batterie, se hanno avuto qualche problema o nel caso delle piombo una fuoriuscita di acido, e andiamo a verificare se la situazione è normale. Possiamo ancora farla girare e andare a controllare i fusibili dell'impianto fotovoltaico direttamente dai pannelli, se è tutto normale o se i fusibili si sono sganciati. Quindi questo è un altro intervento molto utile. Questo è un pannello di controllo test che uso io ed è stato composto solamente per fare questo video. E come vediamo la telecamera rotativa motorizzata riesce ad andare in ogni punto, in ogni situazione. Facendola girare possiamo anche sorvegliare, come dicevo all'inizio, i locali in modo da controllare se c'è un intruso. Quindi sposteremo la telecamera nella direzione d'accesso del locale piuttosto che, come dicevo, sulle varie strumentazioni che vi sono sul pannello. In questo caso sono andato, giusto per fare un breve riepilogo, a evidenziare il volmetro che viene sorvegliato dalla telecamera, sono andato a posizionare quelli che sono i fusibili ripristinabili che vengono sempre sorvegliati dalla telecamera, sono andato a posizionare l'antifurto che viene controllato dalla telecamera in caso di allarme, andrà a controllare anche il pannello che evidenzia il voltaggio, sia la produzione che il consumo. Quindi andremo a sorvegliare quanto stiamo consumando, quanta potenza stiamo assorbendo
se c'è stabilità nella tensione e quant'altro. Ovviamente questo è solo un pannello test, come dicevo prima, quindi ognuno poi potrà sbizzarrirsi come meglio crede. L'importante è il posizionamento. Come vedete, io l'ho staccato dalla parete in modo che possa andare a gestire tutto a una distanza adeguata. Sono telecamere queste che prendono riprese molto da vicino, quindi vanno bene in ogni situazione. Sono efficaci e, come dicevo all'inizio del video, veramente con 30-40 euro riusciamo a portare a casa una 1080 e vedere tutto in estrema qualità. Vi farò vedere adesso alcuni screenshot presi proprio dal telefonino in diretta. Spero che anche questo video vi sia stato utile. Con uno semplice strumento, una telecamera scelta fra le migliaia che internet propone, andiamo a controllare il nostro impianto fotovoltaico. Questo per il fai da te è una cosa molto importante, andiamo a dare sicurezza, andiamo a dare efficienza. E ragazzi, grazie di aver visto anche questo video, al prossimo, iscrivetevi al canale.